Sì, grazie Presidente, grazie al direttore. Io sono un deputato, quindi non mi chiamano deputata, per cui. Allora, io ho ascoltato abbastanza con interesse la parte Per che riguarda anche favore, la qualità contro la quantità. È in effetti un discorso che dovremmo approfondire, soprattutto quando si parla di qualità, anche in relazione ai programmi che ci sono sulla RAI, non solo sul Rai News, ma in generale. Quindi anche da quel punto di vista ci dovrebbe essere una spinta del servizio pubblico. Il mio intervento era perché sono incuriosita da un'interrogazione che c'è stata qui in Vigilanza RAI riguardo prima firma del Presidente, se non sbaglio, che riguardava la sua partecipazione al Bilderberg. Più che altro a me mi incuriosiva la risposta che è stata data dalla RAI. Ecco perché le faccio adesso questa domanda, perché la RAI dice, ancorché la partecipazione citata sia avvenuta a titolo personale, ritiene assolutamente legittimo che nell'ambito della propria attività professionale, quindi partecipazione personale però nell'ambito professionale, un suo dipendente possa partecipare se invitato e prendere parte ad eventi organizzati, eccetera, eccetera. Quindi vorrei ben capire qual è la divisione e poi se, dato che questa conferenza che si tiene ogni anno non è dato sapere di che cosa si parla, sa bene, insomma, quali sono le problematiche, non è trasparente, se riguarda, se riguarda, È questo è stata un punto. collegata però, è stata A collegata, un'interrogazione. non è, Sì. sì, Se è è stata collegata. collegata al pluralismo. Se è collegata anche al suo essere giornalista, quindi direttore di Rai News 24, scusi, di Rai News, se c'è un certo tipo di correlazione, questa è l'occasione giusta per poterlo dire finalmente. Grazie, abbiamo finito di intervenire. Prima di arrivare, ma ci sono in modo laterale arrivata alla questione della riforma, le rispondo sulla questione Bilderberg. Io ci sono andata in modo, come dire, come persona, ci sono andata autonomamente, ho preso dei giorni di ferie, mi sono pagata il viaggio, mi sono pagata l'albergo. C'era scritto però di fianco al mio nome direttore Rai News e non ci potevano scrivere NASA perché continuo a lavorare a Rai News. È chiaro che io ho svolto tutta la mia professione giornalistica sul piano internazionale e quindi è assolutamente ovvio che nel momento in cui si organizza un think tank, si scelgono una serie di persone che staranno in una stanza, è uscito anche il mio nome. La segretezza è soprattutto legata al chi ha detto che cosa, non ai temi in agenda, perché i temi in agenda ci sono. Quindi il chi ha detto che cosa, sappiamo tutti, esistono le regole di Chatham House, che sono regole che non ha certo stabilito il Club Bilderberg, che garantiscono a delle persone di confrontarsi in una stanza con la certezza di non vedersi pubblicati 2 minuti dopo quello che hanno detto. Da giornalista è un invito che uno ovviamente accetta, perché vuole andare, vedere, sentire e capire. È un tentativo di capire in più, non certo la partecipazione ad alcunché o tantomeno a qualsiasi tipo di complotto. Dopodiché, se invece c'è un profilo legislativo o legale sul fatto di partecipare al Bilderberg, a quel punto se ne occupa, come dire, se ne occupano altre autorità, ma non esiste. Per quanto Allora, cari amici, eccoci qua. Scusate se interrompo l'audio di questa pantomima, no, che pantomima, scusate, di questa diretta dalla Commissione di Vigilanza della RAI, ma è con molto piacere che vi dico che ho al telefono il nostro amico cittadino al Senato, Alberto Airola. Ciao Alberto. Ciao Salvo, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Sono appena uscito e sto correndo in Commissione Giustizia e approfitto di questo breve intervallo per fare 2 parole con voi su una seduta di un'audizione che mi è sembrata alquanto inutile, come spesso succede, perché poi purtroppo non ne veniamo mai a capo dei veri problemi, ecco. Esatto, infatti io ho osservato che si è parlato per tantissimo tempo se bisogna chiamare la signora Maggioni direttora, direttrice, direttore, e vabbè, lasciamo stare.
Ma poi chiediamo l'Accademia della Crusca, magari. Esatto, esatto. Che poi voglio dire, invece, quando si trattava di fare delle, di dare delle risposte, è stata quasi sempre molto evasiva, e io l'ho trovata anche indisponente nel modo con cui si è rivolta a te, dicendo se lei mi deve attaccare, eccetera, eccetera. Poi io sono ospite, ma ospite di che? Lei è una nostra dipendente. Ma ospite di che? Lei non solo è ospite, ma è in una commissione parlamentare di vigilanza e indirizzo. Quindi dovrebbe avere il massimo rispetto, perché noi rappresentiamo i cittadini, e i cittadini pagano 1,7 miliardi, di cui parecchi milioni, cifre che non abbiamo, di cui non abbiamo avuto conferma, perché mentre sa benissimo citare, snocciolare i dati dell'audit della BBC, O-News, di quanti soldi gubitosi ha stanziato, di quanti giornalisti ha stanziato alla sua nuova redazione rispetto alla passata edizione gestita da Corradino Mineo, non ha detto nulla. E visto che a detta di tutti in Rai la sua testata giornalistica ha ricevuto un incremento spaventoso rispetto, allora uno dice: ma come mai a fronte di questo investimento abbiamo dei risultati così risibili? Perché sono risultati risibili. Esatto, esatto, esatto. Lo 0,4 di share, anche per uno news si sa che sono molto bassi come performance, è risibile, a confronto appunto di un competitor, hanno preso uno a caso, TG Sky, che ha 5 milioni di abbonati, cioè la Rai ne ha 17, più un bacino molto più ampio. Ma comunque, scusami, no, Alberto, io vorrei però un attimo spostare l'attenzione su un fatto, fra l'altro una cosa che è stata detta molto in chat di Salvo 5.0, e cioè, ma comunque Rai News, essendo un servizio pubblico, in effetti, cioè, attenzione, è giusta la tua osservazione, a fronte di questi investimenti hai un ascolto risibile, d'accordo, però dovremmo anche pensare al fatto che dovrebbe prima di tutto fare informazione prima di inseguire l'audience. Il discorso è proprio, sì, ma se io spendo, ma guardate, facendo un conto così spannometrico, 1.600 euro a utente che guarda Rai News a testa, perché a fronte dei milioni investiti più o meno potremmo fare un calcolo del genere, cioè come se la Mangione fosse andata a dare 1.000 euro e più a ogni, no, cioè ci mandavamo ci potevamo mandare una persona con tutte le notizie, le agenzie stampate personalmente da ognuno degli ascoltatori, dei telespettatori di Rai News, no? Certo. Questo discorso non vale sui soldi pubblici, soprattutto alla luce del fatto che Rai News è stata implementata, ripeto, ha svariati più di 100 giornalisti che lavorano. Quando lei mi dice: ma per gli approfondimenti cosa contiamo? 4 giornalisti in un angolo, quelli non fanno approfondimento. Ma ce li ha messi lì 4 giornalisti in un angolo che non fanno approfondimenti? Chi dirige la testata? Perché la dirigi tu, mia cara Maggioni, e allora tu ti stai dicendo che hai messo 4 poveretti a cercare di fare gli approfondimenti e il resto fai tutto tu, perché così ha detto: ah, io non posso starci, not in my name. Poi questo, cioè, cerchiamo di parlare in italiano, no? Perché sì, dietro certe parole inglesi spesso lei ne ha usate parecchie, si nasconde la fuffa del marketing che già abbiamo conosciuto ampiamente con la nuova gestione del Consiglio dei Ministri da parte di Renzi. Quindi siamo anche un po' stanchi di questo modo di intortare gli italiani, ma a prescindere da questa valutazione, noi ci troviamo di fronte a un sacco di soldi che vengono dati. Allora, se l'All News tira poco, investiamoci di meno. Investiamo di più nei TGR, cosa che ho detto la scorsa audizione, investiamo di più nei TGR, mettiamoli in condizione non di avere la cassetta, andare in studio, montarla e darla alla Rai News su fatti che so di cronaca importanti, ma digitalizziamo le testate regionali in modo che siano operative e spariamole sull'All News. L'All News potrebbe essere un semplice collettore, lavorare con una redazione anche piccola di tutti, soprattutto alla luce della riforma Gubitosi, che mira ad avere un'unica redazione che lavora per tutte le testate dei TG, no? Sì, cioè, questo è il punto
da cui, a cui si, loro vogliono arrivare, peraltro con una strategia, con un punto d'arrivo che nessuno conosce e che la Maggioni ulteriormente non ci ha chiarito, come non ci ha chiarito appunto quanti soldi le hanno date realmente, come non ci chiarisce cosa significa poi il 2 novembre. Il 2 novembre sì, era una giornata di festa, notoriamente probabilmente una giornata dove la gente non sta davanti alla TV, ma era un giorno come un altro, potevo prendere il 3 novembre, potevo prendere il 31 ottobre, e, insomma eravamo sempre... più o meno su quelle cifre lì, non è che siamo, non è che andiamo lontanissimo, no? Certo. Poi c'è la questione, vabbè, anche l'elusione della risposta ennesima sulla questione del Bilderberg. Cioè, se tu vai a una riunione segreta in qualità di giornalista, perché poi c'è scritto Rai News 24, direttrice Rai News 24, insomma, e mi dici che è normale andare in un posto dove è vietato riportare chi fa certe dichiarazioni, solo certe dichiarazioni, io sinceramente lo trovo inaccettabile. Ma guarda, poi, come dirà lei, non ci sono, non ci, scusami, sì, stato, prego, prego. Come dirà lei, non ci sono, non ha violato nessuna legge, ma il codice etico di comportamento e la deontologia professionale dovrebbero già bastare, ecco, insomma, per farsi delle domande. Ma allora, io guarda, so che tu devi scappare, quindi ti dirò alcune cosette, ma molto molto velocemente. Allora, primo, il fatto che lei ha detto che gli argomenti sono pubblici, ma io non lo so quanto siano pubblici gli argomenti, ma comunque lei comunque doveva fare un approfondimento dove doveva raccontare i fatti senza dire chi aveva detto certe frasi, al limite, visto che c'è questa cosa che si può parlare, certo, degli argomenti senza dire l'autore. Quello. Non ha fatto nulla. Non ha visto che visto che peraltro ha dichiarato che era una golosità da un punto di vista giornalistico irresistibile quella di andare al Bilderberg, e allora almeno facci un report, fai una puntata in cui dici il Bilderberg e spiega agli italiani che cosa hai visto, non fare i nomi ma spiegalo, esatto, se no dimettiti da giornalista, fai e ti vedremo, che so, fra un anno a Finmeccanica piuttosto che a Poste o quello che sarà, come molte... è assurda la sfacciataggine. Sì, no, ma guarda, è veramente, io appunto avevo questo impegno, ma ti dico, mi ha salvato anche da un ulteriore dibattito che si poteva scatenare ancora in conclusione, perché purtroppo non ne veniamo a capo, perché io ho esordito dicendo il suo telegiornale è fazioso e di parte, ma adesso non starò qui a aprire, perché possiamo parlarne per giorni di quanto una disinformazione fatta con un certo modo e porta a certe conclusioni gli italiani e avere due opinioni diverse su questo, o argomentare in maniera irregolare, insomma, argomentare in modo così furbesco, no? Poi una posizione giornalistica rispetto a un fatto. Cioè, sappiamo che l'obiettività del giornalismo è molto difficile da gestire e andrebbe fatto con dei giornalisti che abbiano una deontologia. Io su questo sono d'accordo con tutti quelli che lo dicono lì. Peccato che il modello italiano non sia questo, non è quello dove è nata la BBC, non è lo stesso contesto culturale. Quindi è inutile che stiamo parlando di modelli. È come quando si parla del bicameralismo imperfetto che c'è in Spagna, in Francia, e si paragona al nostro bicameralismo perfetto. Sono repubbliche di natura diversa, sono forme di Stato di natura diversa, uno c'ha il re, l'altro c'ha i Länder, l'altro è una repubblica semipresidenziale, e quindi quando si fanno i paragoni bisogna avere gli stessi parametri, se no paragoniamo, come ci dicevano gli elementari, mele con patate, no? E non possiamo fare uguale banane. Alberto, un'ultima battuta, perché in chat mi scrivono, hanno osservato che uno degli ultimi senatori o deputati, non so che cosa sia, che ha preso la parola, ha dichiarato di essere proprietario di una TV. Ma questa è una cosa ammissibile? Rossi, il senatore Rossi. Ecco, il senatore Rossi, proprietario di una TV che fa parte della commissione di vigilanza Rai? Lui dichiara, ma sì, non è probabilmente corretto, visto che si sta parlando di Rai, servizio pubblico. Mi sembra che il senatore Rossi sia dimesso dalla sua carica di amministratore delegato del gruppo televisivo privato a cui gestiva.
io adesso questo non, nel dettaglio non ve lo so dire, ma di conflitti di interesse lì dentro ce ne sono parecchi. Se vogliamo stare a vedere, ci sono personaggi che hanno fatto i giornalisti televisivi, che hanno fatto sia per Mediaset che per Rai, che hanno fatto gli imprenditori, c'è chi è stato in Mediaset, insomma. Cioè, c'è chissà addirittura l'ex direttore del TG1 Minzolini, insomma, di persone lì dentro che hanno dei in qualche modo che non dovrebbero stare lì, ce ne sono, ecco. Alberto, ma è un po' come il Parlamento, come tu rispecchia anche lì le problematiche che abbiamo noi. Noi oggi, tra l'altro, avremo due fiducie, una alla Camera, domani probabilmente al Senato quello sullo Sblocca Italia, alla Camera sul Jobs Act, nessuna discussione, anche quindi noi siamo purtroppo costretti oramai a fare un'attività che o diventa di rottura, io penso che alla fine sarà quello, oppure non riesce neanche più a essere un'opposizione costruttiva. Va bene, carissimo Alberto. Invito gli italiani a prendere sempre più coscienza di questo, ecco, perché purtroppo molti lo sanno, ma molti continuano a non capire cosa significa stare in un sistema così vergognosamente ormai frustrato, parlamentare, dove il Parlamento non conta più nulla. Grazie, Salvo, scusate. Grazie la a te, ecco, magari sarebbe carino che qualcuno ricordasse alla Maggioni la legge Anselmi, perché voglio dire, lei forse non sa che c'è una legge che vieta di partecipare a riunioni segrete quando si ha un incarico pubblico. Vabbè, comunque, questo, anzi, mi spiace che Mirella magari nella domanda non l'abbia già citata la legge Anselmi, però vabbè, non lo so. Ma guarda, sì, poi peraltro è stata anche osteggiata, perché poi come al solito dicono che quella non è una domanda pertinente, eccetera eccetera. Ho sentito. Si sono alzati gli scudi appena ha preso l'argomento. Sì, assolutamente. Alberto, ti ringrazio. Grazie, e ti abbraccio. Stammi bene. Ciao. Statemi bene. Ciao, buona sera. Ciao. Un saluto a tutti. Grazie, ciao. Va bene, cari amici, questa è stata una cosa veramente veloce, estemporanea, prendetela per quello che è, non pretendo di darvi la verità rivelata, ma avete sentito a caldo comunque la voce di Alberto Airola, che mi è sembrato abbastanza contrariato, diciamo, da quello che è successo in questa commissione di vigilanza, perché praticamente, come succede molto spesso, le vere domande importanti non hanno avuto una risposta completa o hanno avuto una risposta, diciamo, farlocca. Non mi viene un termine più appropriato in questo momento, ma credo che descriva bene quello che ho in mente. Va bene, cari amici, abbiamo fatto questa diretta fiume di 2 ore e 2 minuti. Vi chiedo scusa per questo, c'è tutta la parte iniziale che sarebbe da tagliare, diciamo, in attesa di collegarci, ma come sapete io comunque non taglio niente, metto tutto così online. Poi magari invece faccio un altro video dove ritaglierò solo questa parte, taglierò la domanda di Mirella, la risposta della Maggioni e questi commenti di Alberto, ma questo sarà un video a parte. Lo farò a breve, magari prima di pranzo e poi pranzo dopo. Cari amici, quindi vi abbraccio, vi saluto e mi raccomando, vi ricordo, ci vediamo alle ore 19 per la trasmissione di Enrica Perucchietti, che eccezionalmente per questa settimana andrà in onda oggi anziché domani, ok? Come vi ho già detto, l'abbiamo registrata ieri per domani, ma visto che i temi sono di bruciante attualità, ho proposto ad Enrica, e Enrica ha accettato, di anticipare la trasmissione di una giornata. Quindi oggi la puntata di Enrica Perucchietti. Il titolo è Mercoledì con Enrica, ma noi lo mandiamo in onda il martedì. Cari amici, vi lascio, vi saluto, un abbraccio a tutti voi, grazie e ci vediamo molto presto.